Ed eccoci qui oggi dal baule delle meraviglie che si è trasformato nel baule dei pirati dove nascondono il tesoro, perché è proprio della bellezza dei racconti dei pirati che oggi vi voglio parlare. Da dove nascono? Da dove nasce quello che poi diventerà il pirata dei Caraibi che tutti conoscete? Beh, nasce molto indietro, 2 o 3 secoli fa, nel 1724, a dire il vero, in Inghilterra, appare il primo saggio che parla di pirati. L'ha scritto un certo capitano Charles Johnson. La sua figura è molto misteriosa, non è ben chiaro chi fosse, se fosse un capitano per davvero, se fosse uno scrittore. Qualcuno disse che si trattava di Dafoe. Non è chiaro. La cosa interessante è che in questo saggio parla proprio di pirateria e addirittura racconta le differenze che ci sono fra corsari, pirati e bucanieri. Ma da dove nasce e perché proprio in Inghilterra? Non è un caso, non è assolutamente un caso perché gli inglesi già da fine di 500 avevano dei pirati importanti e la corona addirittura li pagava di sottobanco per dar fastidio agli spagnoli. Stiamo parlando naturalmente della regina Elisabetta che aveva un amico pirata molto famoso che si chiamava Sir Francis Drake. Quindi l'interesse per la pirateria in Inghilterra, ovviamente, fin dai suoi albori, fin dall'inizio, o perlomeno fin dagli albori dei pirati come li conosciamo noi adesso, non può che cominciare lì. Il racconto piratesco poi continua in Inghilterra. Il più famoso naturalmente è l'Isola del Tesoro di Stevenson, che viene scritto e pubblicato nel 1883 con un grande successo di critica e pubblico. Prima viene pubblicato a puntate sul giornale e poi come libro intero, appunto con questo grande successo. È la storia di un ragazzino di 14 anni che incontra dei pirati che vanno alla locanda che i suoi hanno vicino al mare e comincia questa storia incredibile che vi consiglio di leggere, è uno dei libri più divertenti, avventurosi e pirateschi che ci siano. Ed è lì che nasce tutto quello che noi ricordiamo che abbiamo come simbologia dei pirati, cioè il pappagallo parlante, cioè la mappa del tesoro con la X dove c'è il tesoro, il rum, perché è lì che si comincia a parlare del rum dei pirati. Infatti c'è la famosa canzone 15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum. I pirati il rum lo utilizzavano mischiato all'acqua, lo utilizzavano sempre per disinfettare l'acqua, dato che stando molto tempo in nave, in mare, l'acqua potabile nei contenitori di legno dove era facilmente marciva e quindi utilizzavano il rum per disinfettarla, diciamo così. Da lì poi il racconto avventuroso piratesco prende l'abbrivio, comincia con tutti i Salgari e con molti altri che scriveranno di pirati e pirateria fino ai Pirati dei Caraibi come li conosciamo noi con Johnny Depp che fa l'ubriaco, perché ricordiamocelo, 15 uomini, 15 men on the dead man's chest, 15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum.